Devo raccontarvi che cosa ho letto quest'estate, ma prima ho bisogno di un chai, quindi lo andiamo a prendere. Così facciamo anche la nostra camminatina per la nostra salute mentale. Che oggi non è al top, non è al top. Sono anche riuscita a sbagliare strano. Sentite l'aria condizionata in sottofondo è perché mi sono sporcata la maglietta con cui sono andata a prendere quello che è diventato un caramel macchiato in realtà. Ciao Cactus e bentornati su questo canale. Prima di andare a stupide camminatine per la mia stupida salute mentale, ha funzionato, devo dire che ha funzionato. Tra l'altro ho anche messo la story su Instagram per farvi votare effettivamente, ma avete detto tutti sì e quindi eccoci con la 70ª dose di caffeina della giornata. Finalmente possiamo parlare, l'altro video era un po' più caotico, qua possiamo respirare e dirmi com'è andata l'estate, che cosa avete letto durante l'estate, perché come avete visto è il focus di questo video, il wrap-up estivo. Ho letto così tanti libri ad agosto, vi ho messo anche qualche libro che ho letto a luglio che di cui non vi ho ancora parlato, così ve li racconto perché alcuni sono bellissimi, alcuni sono delle cacate assolute. E quindi questo video me lo prendo proprio per parlare con voi all'infinito e raccontarci cose in pura positività. Altri aggiornamenti arriveranno nei prossimi video, nelle prossime settimane, che sono più o meno questi. Più un altro paio che sono in digitale o che ho dimenticato a Genova. Vi posso già spoilerare che la TBR che ho fatto inizio estate non è stata assolutamente seguita, ma neanche per sbaglio, ma neanche per sbaglio. Vado in ordine di lettura, di preferenza perché ha più senso, così facciamo un mix and match. Partiamo invece con due piccole bombe, tra l'altro della stessa casa editrice. La prima è Antichrista, quasi finito i libri della Notomb e non so come sopravviverò dopo. Sempre solito discorso con la Notomb, libri veramente brevi. Lui in particolare, quando l'ho pubblicato sugli altri social, mi avete detto che sì e no, nel senso c'era un 50-50. A me è piaciuto da impazzire. È la storia di Blanche, che è un'adolescente normalissima che si ritrova a diventare amica di Krista, che invece è da tutta l'altra parte dello spettro sociale. Perfetta, bellissima, sa sempre cosa dire, sa sempre cosa fare. È sempre difficile parlarne perché essendo così brevi è dura cioè, raccontarveli senza spoilerarveli. Però capisco come mai non sia piaciuta, è una storia molto più, tra virgolette, banale, se vogliamo, rispetto a quelle a cui siamo abituati dalla Notomb, ma la realtà dei sentimenti negativi di questo romanzo, come sempre, l'ho trovata illuminante. E questo è più o meno tutto quello che vi posso dire, perché se no vi dico tutto il libro. Comunque, di base vi farà molto arrabbiare. Il secondo libro, invece, per me è un nì. Sto parlando di Crono Rifugio. Crono Rifugio l'ho preso con i saldi, come vi ricordate, penso. Diciamo che per me il libro funziona a metà, per la precisione della seconda metà. La prima parte di questo romanzo è assolutamente superflua. Praticamente Crono Rifugio di cosa parla? Non ho paura di spoilerarvelo perché non è un romanzo di cui si può fare veramente uno spoiler, nel senso che non lo leggi per essere stupita. Ho stupito, ve lo assicuro. Perché dico così? La prima parte del romanzo dovrebbe essere quella narrativa, quella di storia, dove il nostro protagonista, che sembra un po' Watson di Watson e Sherlock Holmes, conosce il nostro genio, che è quest'uomo un po' misterioso, ma di cui in realtà non te ne può fregare di meno, sinceramente, compreso anche di quello che sta narrando, che ha un'intuizione, ovvero creare delle case di riposo inizialmente dei decenni passati, soprattutto quelli che stanno più a cuore alle persone anziane di quel periodo. Quindi se siamo negli anni 90, intorno agli anni 30-40. Questa idea funziona così bene che lui apre tutto un business, questi business si moltiplicano in Europa e fino a che il problema del ritornare indietro del tempo non diventa addirittura un problema sociopolitico, tanto da istituire un referendum per tornare indietro nel tempo. Quella in cui si inizia ad aprire le cose è di un noioso terrificante, secondo me. La scrittura dell'autore non regge questa ripetizione continua che può essere carina e dolce all'inizio, gli anziani che entrano, ricordano il potere dei ricordi, delle sensazioni, dei cinque sensi, però poi alla centesima pagina un po' ci siamo anche scassati il belino. Mentre la seconda parte, quando il problema inizia a diventare europeo, prende verve perché lì diventa molto più pragmatico e è affascinante vedere quanto sia spot on l'analisi che anno sceglierebbe ogni stato. Per me il libro poteva essere, quante pagine sono?
300, poteva essere tranquillamente 220-250 pagine e sarebbe stato perfetto. Secondo me ne vale la pena perché qua e là, a parte che appunto la seconda parte è bellissima, qua e là ci sono delle analisi su quella che è la natura umana, soprattutto nel diario, quello che nella mia mente è Sherlock, cioè quello figo, che fanno valere tutto il libro. Analisi di come bisogna di essere ascoltati, soprattutto alla fine. È solo che è tutto bello, ma la prima parte l'ho trovata soporifera. Questo è un libro che non sto recensendo perché è la città della paura indicibile, che ho assolutamente abbandonato perché era di una bruttezza disarmante. Non lo so se qualcun altro l'ha letto, io sono arrivata a pagina 65 e mi sono rotta le scatole del metodo in cui ho impostato la narrazione, che ho detto fa caldo, perché me lo devo infierire, non lo so. Non ho nient'altro da dire al riguardo, perché veramente ho letto 65 pagine di confusione. Ah, ora abbiamo tre libri che non, cioè ho ma non ho, perché uno dovrei tenere in mano questo e mi si staccherebbe un braccio, e gli altri due, La casa della Belle Addormentate, in particolare l'ho letto in digitale, e Servirsi, invece a Genova, me lo sono dimenticata. Spesso mi chiedete perché leggo sull'iPad ultimamente, è perché il mio Kindle è morto, definitivamente, cioè la sua età, io lo capisco, ma sono assolutamente in lutto e purtroppo si è rotto. Quindi provvederò a sostituirlo appena avrò dei soldi, spoiler, non in questo momento. La casa delle Belle Addormentate era un romanzo che volevo leggere da una vita, anche se io so già che con i romanzi giapponesi / asiatici potrei avere due reazioni: amore puro oppure rispettoso apprezzamento. La casa delle Belle Addormentate rientra nel rispettoso apprezzamento. Perché però? Perché io sono stata troppo stupida per apprezzarlo. Qui ho una certa certezza, perché la casa delle Belle Addormentate è un gioiello. La trama è molto disturbante e il romanzo secondo me lo è altrettanto, anche se c'è la solita eleganza e delicatezza degli scrittori orientali. Tematiche sono molto spesso affrontate nel Giappone, ovvero la tematica dell'invecchiare, dell'essere soli e del feticismo della giovinezza. Qui è tutto qua dentro, perché La casa delle Belle Addormentate è un racconto estremamente disturbante, per quanto mi riguarda, di quest'uomo che si fa convincere da un amico a entrare in questa casa delle Belle Addormentate, che è esattamente questo. Cosa succede lì dentro? Le ragazze estremamente giovani vengono addormentate con un soporifero fortissimo. Coloro che visitano la casa possono dormire con loro. E quando dico dormire, intendo veramente dormire, perché il protagonista rende chiaro che la proprietaria di questa casa e colei che gestisce le ragazze si assicura che i suoi clienti siano troppo anziani per fare qualcosa di più con le ragazze. Quindi che cosa succede? Vediamo quest'uomo che inizia la prima volta un po' vergognandosi di base, fino a diventarne dipendente. Molto lento, non vi aspettate qualcosa, è veramente lento, anche perché la maggior parte delle scene sono proprio quest'uomo che pensa e ripensa a varie tematiche davanti al corpo nudo della ragazza che è profondamente addormentata. Quello che non mi ha fatto impazzire è la chiusura, però a quanto ho capito sono stata io a non capirla. Vorrei dire che faceva caldo, ma secondo me non l'avrei capita comunque, e è anche una mia preferenza personale, perché proprio la narrazione, il tipo di chiusura e apertura di questi romanzi giapponesi è spesso così e a me lascia leggermente insoddisfatta. Io personalmente però ve lo consiglio perché è qualcosa che non avete mai letto, e di questo ne sono sicura. Poi parliamo di maciste. In realtà di maciste potrei parlarne per 6 ore. Ovvero sto parlando di George Orwell e Fiorire alla Spidistria, perché è stato uno dei miei libri preferiti tutta l'estate. Era una vita che non rileggevo Orwell e per quanto pesante, questo formato della Mondadori è estremamente comodo da leggere, molto ampio, e questa edizione in particolare secondo me è meravigliosa. È un po' difficile da portarsi in giro, però se non avete mai letto Orwell io la consiglio. Fiorirà, che non dico la Spidistria perché so già che lo dico male, era un romanzo che volevo leggere da una vita, ma non avevo mai, cioè non mi ero mai letta la trama, avevo accettato che l'avrei letto solo perché è di Orwell, e quanto bene ho fatto, quanto! Questo libro è, tra tutti quelli che ho letto di Orwell, al momento il più autobiografico in assoluto, perché conoscendo la storia di Arthur Blair, che è il vero nome di Orwell, ci si rispecchia perfettamente. Come mai? Come mai? Perché si parla di soldi? Si parla di come, secondo me è un tema molto attuale per due versioni. Uno, il problema monetario che stiamo vivendo tutti e quanto possa pesare
non solo economicamente, cioè nel livello pragmatico, quanto possa pesare non avere soldi, cioè quanto in difetto tu sia in una società in cui tutto ha un prezzo, non avere il denaro per pagarlo. Le relazioni hanno un prezzo, non per forza un prezzo vero, ma anche solo uscire a cena con la fidanzata ha un prezzo, cioè ha un prezzo monetario che un uomo soprattutto subisce molto di più. Poi ovviamente lui non è ambientato nel suo periodo storico, però è, come tutti i romanzi dell'autore, sono sempre validi, sempre verdi, quasi come la Spidistria. Secondo me è un bellissimo romanzo sociale, di analisi antropologica, perché ti fa rendere conto quanto ti possa incattivire e che tipi di pensieri sviluppi una persona che è in una situazione di povertà, che è una cosa talmente attuale, talmente realistica, che è da leggere. Tutti i libri di Orwell si concludono così, tutte le mie recensioni. Tanti non è piaciuto, io lo trovo invece forse il migliore o il più interessante, quello che ho sentito più interessante, perché c'è così tanta attualità. E secondo me, come Orwell imposta le sue storie, sono anche estremamente piacevoli da leggere, cioè non è una cosa noiosa, non è un saggio, è una storia. Il finale effettivamente è un po' strano rispetto alla narrazione, ma va bene, secondo me, no, personalmente non mi ha rovinato la lettura. Di questo romanzo ben poco da dire, però so che è diventato un po' caso editoriale, quindi ne parlo comunque, è Servirsi. Questo mi ha fatto super ridere, di Lillian Fishman, mi ha fatto super ridere perché l'ho visto in libreria con questa copertina meravigliosa, signori, è proprio un bijou. L'ho comprato perché sì, perché aveva una bella palette cromatica, e appena sono uscita, tipo mezz'ora dopo, ho visto una storia di Lenia che diceva che faceva cagare. Personalmente, che cos'è? Io non mi ci sono avvicinata pensando che fosse bello, perché fa parte di quella serie di libri moderni che sembrano un po' tutti uguali e personalmente sono tutti scadenti allo stesso modo, ovvero storie di vita quotidiana un po' sulla falsariga di persone normali, scritte come persone normali, che a me sapete benissimo che mi ha fatto tutta una live a riguardo se vi interessa, e ha tutte le falle, le stesse falle, ovvero una scrittura debole, uno sviluppo dei personaggi debole, uno sviluppo della trama debole. È come se fosse una fotografia non particolarmente bella, o comunque una fotografia che sa di già visto. Quelli che la accomuna è la copertina meravigliosa, e infatti qua abbiamo cercato tutte le tappe, tutte le abbiamo fatte. Servirsi in particolare io non l'ho trovato così brutto, perché racconta di un argomento che mi affascina. Azione un po' torbida, però raccontata senza troppo giudizio all'interno. L'ho trovato rinfrescante rispetto agli altri libri di genere. Sinceramente ve lo consiglierei? Assolutamente no. A parte che, ecco, l'unica cosa che non mi è piaciuta molto è la sessualità intesa come preferenza romantica, perché in teoria la protagonista si dichiara lesbica ma poi diventa bisex. Ma il mio problema non è che diventa bisex, il mio problema è che sembra girare tutto intorno al fallico e alla dipendenza del maschio, dal maschio. Non ha alcun senso, considerando che lei parte lesbica e che io odio gli uomini, cioè ha una vaga piega un po' Wattpad. Personalmente non ve lo consiglio. Oh, passiamo agli ultimi libri. Direi che facciamo l'ultimo libro, che in realtà è l'ultimissimo che ho letto, però anche qui non ho tantissimo da dire, e poi passiamo ai due gigi fondamentali. Ho letto anche il saggio di Ctrl-C, Ctrl-V della Nero Edizioni. Ho ancora finito, in realtà, perché mi sta piacendo molto, ma lo sto trovando estremamente pesante. Non è come Meme Estetica, che forse è qui da qualche parte, ma Meme Estetica è un fantastico saggio sull'arte contemporanea trasposta nell'internet, che è quasi come studiare una lezione all'università, ma anche ha una sua leggerezza o comunque una sua scorrevolezza. Questo è uguale, nel senso che veramente voi leggete un libro della Nero Edizioni e ne uscite come se avesse fatto un corso universitario, c'è una completezza e una quantità di formazioni di valore dentro questi libri meravigliosa, però sono molto molto pesanti, sono quasi da prendere appunti. Non è che sia un bene o un male, però comunque ci sono momenti e momenti. Questo in particolare tratta del problema della parola e anche un po' della parola creativa in un mondo in cui stiamo
sempre più abituati a fare copia e incolla delle cose altrui, dei testi altrui, ed è meraviglioso, però è molto 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 da elaborare, e quindi mi mancano gli ultimissimi capitoli. Non è una cosa che potete fare di corsa, però non è tanto, se vi interessa questo in particolare vi consiglio di guardarvi il catalogo e vedere se c'è qualcosa che vi piacerebbe approfondire. Ovviamente non li ho letti tutti, ma credo che la qualità sia altissima in tutti i testi. Passiamo al più bello in assoluto. Olga Tokarczuk. Lei. Questo libro è la cosa più bella che ho. Pure è tra... io ho letto tutti e tre i romanzi ormai, e questo secondo me è il più complesso da seguire, ma è anche forse il più bello. Sono contenta di averlo letto per ultimo, perché come primo approccio all'autrice forse non è così tanto adatto, ma quello che è questo romanzo è un'opera d'arte, una poesia dietro l'altra in racconti brevi, che non sono racconti brevi, sono racconti di varie personalità. Ogni tanto ne arriva uno nuovo, ma che alla fine vanno a raccontare una storia unica. Ma veramente alla fine, cioè non cercate un legame all'inizio, perché non lo troverete mai. Ci sono storie forse più riuscite di altre, proprio per mio gusto personale. La bellezza e la poesia contenute nei libri di questa autrice è inspiegabile. È veramente come fare una passeggiata in un bosco risanante, leggere i suoi libri. Anche una poesia nel vederne il male, che è inspiegabile, tratta la totalità degli argomenti della vita tra tutti i suoi romanzi, cioè veramente, cioè, ditemi un tema e da qualche parte lo troviamo. E ripeto, non lo consiglio come primo libro, sicuramente Il carro dei morti è più adatto, perché ti fa rendere conto, è un po' più pop, però questo, se avete bisogno di qualcosa che vi avvolga, vi rilassi, vi faccia anche pensare, è meraviglioso. Questo romanzo è una variazione mistica, perché c'è questo dubbio, cosa sia reale e di cosa no, visto che si parla di questo paese, di Previek, dove tecnicamente nessuno, tecnicamente nessuno esce mai. I personaggi che vediamo non sono mai fuori dal... a parte alcuni, non sono mai fuori da questo terreno, non sono mai fuori da questo perimetro che ci viene descritto all'inizio, ti lascia dei vaghi dubbi. C'è sempre qualcosa di estremamente onirico nei suoi romanzi, questa autrice. I personaggi sono uno più belli degli altri. Qui dentro, nello specifico, secondo me c'è uno dei racconti brevi, perché ripeto, alcuni sembrano dei racconti brevi, più belli che io abbia mai letto, e tratta del macinino da caffè e della capacità degli oggetti di raccogliere umanità da noi, ed è meraviglioso. E ho capito perché è così meraviglioso, perché è fondamentale alla trama. C'è una malinconia nei suoi romanzi che secondo me è qualcosa che non vi potete perdere, quindi se dovete prendere un libro da qui, prendete Olga. Se avete già letto l'altro libro di Olga, prendete questo. Ultimo libro, in realtà non ho così tanto da dire, o almeno non tanto quanto pensate, ed è Vita e Destino. Vita e Destino di Vasil Grossman non mi è piaciuto come è piaciuto a tantissimi altri. Perché? Forse perché prima aveva letto Stalingrado, mi è stato confermato di no, però sinceramente mi sono sentita un po' buttata in mezzo alla mischia. Perché che cos'è Vita e Destino? È molto simile a Olga in questo senso. È la storia di varie storie che vanno poi a formare un contesto che porta al prima e al dopo la battaglia di Stalingrado. Quindi si viene gettati in questa storia che probabilmente chi ha letto Stalingrado almeno riconosce qualche nome, e qua si è un po' persi. Io infatti mi sono dovuta prendere la pagina di Wikipedia e cercarmi i nomi quando li ritrovavo, perché ero veramente dispersa, ci sono centinaia di personaggi. Panoramica da un punto all'altro di varie zone in cui il conflitto si è svolto in maniera differente, da la battaglia vera e propria fino a lager sia russi che tedeschi. E vi devo dire la verità, io alcuni racconti, alcuni pezzi li ho trovati estremamente noiosi, ma probabilmente è proprio quello il focus del romanzo. Vita e Destino vuole raccontare come alcune scelte abbiano fatto il destino dell'umanità. Ci sono stati dei momenti chiave nella storia che hanno cambiato il destino di tutti. È un pensiero spaventoso e affascinante, ma per arrivare a quell'esatto istante in cui il destino è cambiato per il mondo,
c'è stato bisogno di scelte di vita di centinaia, se non migliaia di persone. Ed è proprio quei momenti, quelle persone che potrebbero sembrare nessuno, ma che in realtà hanno fatto in modo che il destino accadesse, per chi crede che il destino cada. Però il destino del mondo è fatto dalle vite di tanti. Ed è questo il vero senso del romanzo, che viene reso nel raccontare così tante vite diverse che sembrano, e anzi sono, completamente scollegate tra loro, a parte alcuni personaggi che si ritrovano, che si conoscono. La scena della madre che ritrova Tolgia, pensavo di strapparmi il cuore. Mi sono annoiata leggendo questo libro, assolutamente, ma ho anche capito che cosa Grossman voleva fare, e secondo me c'è una importanza storica fondamentale. E secondo me è uno dei capolavori della nostra letteratura, perché è stata un'intuizione e un modo di raccontare una cosa simile veramente meravigliosa. Questo non toglie che se mi dici ti è piaciuto il libro, ti dico a volte l'ho trovato noioso, a volte l'ho trovato emozionante e a volte l'ho trovato bello o terrificante, che penso che sia il focus di una vita, del vedere varie vite che si disperdono e si dipanano in vari posti. Io ho parlato veramente tanto, spero di riuscire ad accorciare un pochino o comunque di non avervi annoiato. Fatemi sapere che cosa avete letto voi in questi giorni e noi ci vediamo alla prossima. Ciao cactus!